Gentili ascoltatori, buongiorno. Siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV Online, All News da Venezia, ai microfoni in studio Massimo Bonella. Prendiamo dunque la linea da Venezia, ringraziando Sirius Web Network, l'emittente radiofonica online e anche televisiva di Treviso. Iniziamo subito con questo breve notiziario. In primo piano, una notizia che ci è giunta da poco: la Corea del Sud ha annunciato l'estensione della sua zona di difesa aerea in un'area che si sovrappone in parte alla zona decretata 2 settimane fa dalla Cina. La nuova zona sudcoreana comprende un isolotto roccioso rivendicato sia da Pechino che da Seoul. L'Eodo, fonte di forti controversie tra i paesi dell'Asia e del Nord-Est. Ci coordineremo con i paesi vicini, ha reso noto il Ministero della Difesa di Seoul, per garantire la sicurezza. Veniamo in Italia. Si parla di una protesta denominata Forconi, divieto di protesta per il movimento dei Forconi in Sicilia. Un'ordinanza delle prefetture vieta assembramenti di persone e mezzi nei punti nevralgici delle strade. L'annuncio dell'agitazione ha fatto già scattare la psicosi e ci sono code per fare la benzina. La lotta dei Forconi, che si terrà in molte altre città, che vede la partecipazione anche del Movimento Autonomo degli Autotrasportatori, partirà stasera alle ore 22 e proseguirà fino alle 24 del 13. Al centro della protesta la crisi e le politiche di austerity, la difesa della Costituzione e della sovranità popolare, l'uscita dall'euro. Annunciati 3 blocchi in Piemonte. Sempre coi Forconi, lo sciopero non sarà revocato, noi lo attueremo, siamo disposti a farci arrestare. Così il leader dei Forconi, Ferro, sulla protesta in programma da oggi vietata dalle prefetture di Catania, Ragusa, Siracusa e Messina. Sono rispettoso delle istituzioni, ma ci chiedono di fare le manifestazioni come quelli della CGIL, CISL e UIL, dice. Purtroppo per noi è una manifestazione vera, non finta. E sulla modalità di protesta, prosegue Ferro, datemi un altro sistema per svegliare questo popolo che dorme. Ma per il presidente, una tras ugge, il fermo di lunedì non è uno sciopero dell'autotrasporto e le 10 federazioni più rappresentative non aderiscono. Quindi vedremo come va a finire questa cosa. Città del Vaticano. Il governo italiano ravvisa l'opportunità di un'attivazione della polizia valutaria della Guardia di Finanza sul territorio adiacente i punti di entrata e uscita con lo Stato della Città del Vaticano, vista l'assenza di barriere fisiche e di uffici di confine tra i due Stati. E questo per poter controllare i movimenti di denaro con tante, scusate, e questo è per controllare i movimenti di denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. L'indicazione è contenuta nella risposta data alla Camera dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Amici all'interpellanza urgente della deputata del Movimento 5 Stelle Chimenti in merito ai flussi di denaro e ai possibili illeciti. Dall'estero, Ucraina. La polizia ucraina ha schierato alcune centinaia di agenti in assetto antisommossa a difesa della sede della televisione e della radio nazionale. Secondo le forze dell'ordine ucraine, alcuni manifestanti avevano intenzione di irrompere nel palazzo e occuparlo. Intanto l'opposizione ha organizzato per oggi una manifestazione a Kiev per chiedere le dimissioni del governo. Atteso oltre 1 milione di manifestanti. La scelta di aderire o meno all'accordo di associazione all'Europa dipende dagli accordi, scusate, che è saltato il monitor. Dunque, vediamo se riusciamo a prendere la riserva qui delle notizie che abbiamo in studio. Ecco, la scelta di aderire o meno all'accordo di associazione all'Europa dipende dagli ucraini. Non siamo noi che possiamo imporre una soluzione, ha detto il presidente della Commissione Unione Europea Barroso, commentando le proteste.
Veniamo a Nelson Mandela. In una nota, Pechino ricorda Mandela come un vecchio amico del popolo cinese. Ho perso un caro amico, ha detto il Dalai Lama, un uomo di coraggio e integrità incontestabile. E il presidente cubano Raul Castro, Mandela sarà ricordato per la grandezza della sua opera. Un simbolo della liberazione dal colonialismo, ha dichiarato il presidente dell'ANP Abu Mazen. L'israeliano perse, ricorda, un combattente per i diritti umani che ha lasciato un segno indelebile nella lotta al razzismo. Il ministro degli esteri iraniano Zarif ricorda che Mandela ha sconfitto la rabbia, l'odio e i sentimenti di vendetta. Dunque, queste sono le prime notizie del mattino qui dalla redazione di Pineta Oggi TV. Vediamo di dare un'occhiata alla homepage della testata giornalistica pinetaoggitv.net che, diciamo, rispetto alla scorsa settimana ha avuto pochi aggiornamenti perché abbiamo seguito, ricordiamo, abbiamo seguito un tour di Giulietto Chiesa proprio qui nel nord-est d'Italia e quindi praticamente siamo stati impegnati a interviste e servizi che monteremo prossimamente e che dunque vi proporremo. Comunque diamo un attimo uno sguardo, ricordiamo anche subito che è notizia che avevamo messo in primo piano una manifestazione da parte delle agende rosse di Udine per essere vicini a Nino Di Matteo, ai magistrati, al pool di magistrati antimafia di Palermo. Poi appunto abbiamo l'editoriale di Giulietto Chiesa in video, logiche da guerra fredda, chi si prende l'Ucraina? E lui spiega un po' questa situazione che appunto c'è in Ucraina, cioè cosa sta covando. Poi abbiamo un comunicato stampa dell'OIPA ONUS che informa di alcune informazioni sempre riguardo la tutela degli animali. L'OIPA è un'associazione molto importante che appunto si impegna per tutelare gli animali e denunciare i maltrattamenti che purtroppo sappiamo che ce ne sono in giro. Quindi una stima che va da parte nostra a queste persone della OIPA. Poi abbiamo un comunicato stampa della città di Sartiano, poi si prosegue a Palermo, gli studenti dicono non ci sentiamo tutelati. Qui c'è praticamente l'incontro che ha avuto Giorgio Bongiovanni, direttore della testata giornalistica Antimafia 2000, con gli studenti. A seguire si parla di arte, abbiamo un'altra edizione di Pineta Oggi Report con l'intervista all'artista Irina Zanin, in occasione di una sua mostra che si era tenuta in Veneto, precisamente a Quattro d'Altino. Poi c'è il notiziario verde di Andrea Zanoni, europarlamentare e soprattutto noto come, devo dire, come un ambientalista molto, davvero molto impegnato nel territorio per denunciare tutte le varie nefandezze che l'uomo, diciamo, attua sul pianeta e quindi anche sulla nostra regione, quindi contro le cementificazioni, contro i disboscamenti, contro l'inquinamento delle falde acquifere, tutte queste cose qui. Infatti poi sotto c'è subito, ecco, un altro comunicato stampa dove si parla di mercurio nella falda trevigiana. Notizie che non sono per niente inquietanti, poi non sono per niente tranquille, voglio dire, anzi, tutt'altro. Poi si prosegue, è rimasta ancora nella homepage l'intervista al noto presentatore televisivo Walter Carbone, che rappresenta la televisione di ieri e praticamente quella di oggi, che lui ha vissuto il passaggio di questa trasformazione, di questo modernizzare la televisione, la radio, e ci darà anche durante, diciamo, l'intervista anche alcune sue impressioni sulle nuove tecnologie. Sentiremo appunto come lui la pensa. Vediamo ora se ci sono, Rosario, alcune notizie dell'ultima ora. Credo di no, vediamo subito. No, non ci sono notizie, perlomeno di rilievo da dare, quindi direi di chiudere qui questo nostro breve notiziario della domenica mattina dalla redazione di Pianeta Oggi TV, lettura in studio di Massimo Bonella che restituisce la linea a Treviso, sites webnetwork.it per il proseguo della programmazione musicale. Buona giornata.